Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la 20th Century Fox, arriva l'estate, arriva anche l'era glaciale 4. Sì, quest'anno oltre all'era glaciale 4 abbiamo una novità dopo 6 anni, questo è il sesto anno di appuntamenti, arriva anche la Fox Channel, i canali televisivi di Fox che presenteranno la sera del 4. Al castello una nuova serie televisiva, si chiama Scandal. Per l'era glaciale questo è il quarto appuntamento, forse porta un po' fortuna pure Lipari perché questo ormai è diventato il film di maggior incasso nella storia, del cinema, di animazione in Italia. Lipari porta fortuna alla 20th Century Fox e all'era glaciale in particolare. Tu ci porti dietro sempre qualche sorpresa quest'anno? Ma quest'anno, oltre alle riconferme direi dell'era glaciale che sono Pino Insegno e Claudio Bisio, abbiamo due new entry che sono Filippo Timi e Pannofino. Lo scorso anno nel sentirci lamentavi un po' il disinteresse che c'era da parte della cosa pubblica attraverso questa che invece è una manifestazione di grosso richiamo. È cambiato qualcosa? Sì, direi che siamo rimasti molto piacevolmente sorpresi nell'essere stati addirittura già a Roma contattati dall'amministrazione, dal sindaco e dagli assessori, che si sono dichiarati disponibili a darci aiuto, supporto e sostegno ed è infatti quello che stanno facendo ed è per questo che dobbiamo dire grazie. Si vede che qualcosa è cambiato. È un segnale positivo sia per la 20th Century Fox che per le Eolie, che su un avvenimento del genere possono sicuramente basare una fetta di turismo. Beh, io questo voglio, non posso fare, non sono io l'amministratore che può dire questo, ma credo che l'eco che porta sulla stampa nazionale ed internazionale questo evento qui abbia un grosso valore. Tra l'altro è divertente sapere che quest'anno per la prima volta le troupe di Sky in 3D saranno a Lipari e riprenderanno tutto l'evento in 3D e quindi poi Lipari andrà come forse prima località italiana in onda in 3D. Un grande regalo sicuramente per la nostra collettività. Il Liparoto, tra virgolette, De Santis, a distanza di un anno, come trova l'isola? La trovo sempre più scollegata, purtroppo devo dire. La trovo sempre più scollegata a livello di trasporti e mi sembra di vedere che l'effetto si vede nelle strade, abbastanza direi poco piene, per non dire mezze vuote, e questo da una parte fa piacere al turista che viene perché ha a disposizione tutto, dall'altra parte devo dire che appunto come Liparoto di adozione un po' mi preoccupo perché mi rendo conto che poi questo potrebbe diventare una sofferenza per l'economia dell'isola. Per concludere, due appuntamenti quindi quest'anno. Sì. Domani? Domani alle ore 21 al castello i canali Fox, The Scandal e il 6 alle 21 l'appuntamento con l'era glaciale 4.